Prosegue il percorso di crescita per le giovani leve del rental karting tricolore, chiamate ad affrontare il GP8 di Corridonia, ultimo step del KZR Championship 2023. Dopo l'assegnazione del titolo per la Rotax Junior Latina, infatti, resta da definire la vittoria della Next Generation in bilico tra i teammates del GP Racing Mirko Graziani e Gianmarco Varini, già pronti al grande salto in Rotax che dal prossimo anno sarà ufficiale ed effettivo, ma che nel frattempo hanno già avuto modo di affrontare con una doppia partecipazione al campionato avviata già a partire dal sesto appuntamento di Cremona. Sul tracciato in provincia di Macerata, però, ciò che conta maggiormente è raccogliere l'eredità di Davide Ruia in Next Gen, preparandosi al meglio in vista di un 2024 ancora da protagonisti, esattamente come è successo allo stesso pilota dell'MS Turbo, ora campione anche della Junior dopo una sfida interminabile con Mauro Palermo. La classifica della categoria dedicata ai giovanissimi della Rotax mostra infatti le prime due posizioni ormai blindate, con il solo terzo posto che oscilla tra Filippo Massa Micon e Matteo Lazzarotto. I presupposti non vengono infatti smentiti dai fatti, che raccontano di una sfida tra i piloti menzionati già a partire dalle qualifiche della mattina, da cui emergono i tempi di Graziani e Varini in Next Gen e di Lazzarotto e Massa Micon in Junior. Quanto ai più giovani, il numero 16 chiude il suo best lap in Q2 con 50 secondi e 441 millesimi, due decimi meno del 46, mentre il 27 della Rotax scende sul 47 basso anticipando non solo il piemontese, ma anche il fresco campione Ruia e il suo vice Palermo. Quanto alla Junior però, trattandosi di un gruppo da ben 13 piloti, si ripete la formulazione già vista a Latina, con la suddivisione in tre raggruppamenti. Lazzarotto diventa quindi pullman del gruppo A, il più numeroso, completato da Mattia Lobianco, Salvatore Ricca, Mirko Graziani in veste di wildcard e il già citato Mauro Palermo. Massa Micon scatta quindi nel gruppo B, insieme a Lorenzo Albertini, Alfredo Celentano e Lorenzo Bruni. Infine, Davide Ruia comanda il gruppo C con al seguito la Wild Varini, Giulio Marcone e Diego Godi. Proprio la Junior apre le danze con le gare dell'ultimo GP stagionale, vedendo prima la manche con le batterie A e C e rimandando di fatto lo scontro diretto tra Lazzarotto e Massa Micon. Ad impensierire il pilota del team JP c'è Palermo, voglioso di riscatto dopo le sorti del campionato per dimostrare di essere un pilota altrettanto meritevole di attenzioni, oltre che lo stesso Ruia. Entrambi, rinnovando per l'ennesima volta un duello visto per tutto l'arco della stagione, passano Lazzarotto e si sfidano per la vittoria. Il pilota del Ricky Scurs ne ha di più e scappa via, ma la vagare per il podio prosegue fino ad un ultimo giro spettacolare, i cui sviluppi appaiono come quelli di un film d'azione. Lazzarotto raggiunge e sorpassa Palermo, il 24 risponde e torna davanti, poi Ruia si aggancia al paraurti del conterraneo con il 27 e lo spinge sul rettilineo del traguardo per un arrivo al photo finish da pelle d'oca. Il campione subisce penalità per il danno causatosi nel contatto, ma la decisione da prendere è solo su chi abbia per primo oltrepassato la bandiera a scacchi, con un margine che per il crono è di soli 12 millesimi di secondo. Dopo un'attenta e scrupolosa analisi della direzione gara, le immagini evidenziano il risultato definitivo: a vincere la prima manche del GP8 di Corridonia è Mauro Palermo. Allora, ho voluto subito attaccare perché sapevo che Lazzarotto in questa pista era troppo forte, quindi per arrivare prima ho dovuto subito attaccare. Infatti in curva 1 ho sorpassato Davide e l'altro giro ci ho provato con Lazzarotto. Ho visto che c'era Davide dietro e ho provato a spingere. Poi gli ultimi 6 o 5 giri, non mi ricordo, ho visto Lazzarotto dietro che piano piano mi raggiungeva. L'ultimo giro ho dovuto chiudere perché era troppo vicino. E niente, siamo arrivati insieme al traguardo e ho vinto la gara per poco. Ruia per la penalità scivola in quinta posizione dietro Varini terzo e Marcon, ma il 17 ha la possibilità di rifarsi subito nella manche successiva con i gruppi B e C in pista. Gara 2 è quella d'esordio per Massa Micon, che parte in testa al gruppo contenendo proprio Ruia e Albertini. Il vento sale in seconda posizione e non riesce ad andare oltre, mentre Albertini scivola di diverse posizioni a vantaggio di Varini saldamente sul podio, poi Celentano e Marcon che si danno invece battaglia per l'intera corsa. Un'ulteriore penalità inflitta invece a Ruia per comportamento antisportivo ai box porterà ad un'altra classifica subiudice, con Varini che avanza quindi in seconda posizione e Celentano a chiudere la top 3. Vittoria invece senza dubbio o incertezze per Massa Micon, che si ritrova a migliorare il punteggio di Lazzarotto e aggiungere 7 punti ai già 3 di vantaggio alla vigilia. Ho cercato di tenermi un passo tranquillo, appunto per non fare errori, anche perché dietro non capivo se c'avevo Albertini, che è il mio rivale in campionato, o Ruia. E dato che non volevo perdere appunto la posizione su quello dietro, ho cercato un passo tranquillo senza fare errori.
Gara 3 Junior rappresenta come detto la sfida diretta tra i due piloti alla ricerca del terzo posto in campionato. L'eccessiva foga però porta probabilmente il gruppo a non tenere conto dell'asfalto bagnato causato dalla pioggia sopraggiunta nel pomeriggio, ed ecco che i diversi contatti di curva 1 determinano il test a coda, proprio del numero 8 che riparte dalle retrovie con pochissime chance di risalita. Non senza difficoltà anche Lazzarotto, che tuttavia tiene botto e resta davanti fin quando gli errori non iniziano ad aumentare e regalano a Mauro Palermo una nuova leadership a 4 giri dalla fine. Alle loro spalle stavolta l'altra wildcard Graziani, che si difende bene dalle offensive di Ricca e Celentano e si assicura la terza posizione della manche tra A e B, che per quanto riguarda le prime posizioni invece vede il ripetersi di quanto accaduto durante la prima gara. Palermo bissa il successo personale e va a punteggio pieno prendendosi il primato di categoria, così come accaduto ad Arce e Cremona. Sì, allora, curva 1 del primo giro, ho visto la morte in faccia perché mi sono girati Massa davanti, ho visto Lazzarotto che si stava per girare, non so come l'ho tenuta. Poi ho visto che alla S Lazzarotto entrava più forte, però usciva più lento oppure nell'erba, quindi l'ho voluta fare al contrario. Io sono entrato piano e sono andato largo e sono uscito più veloce e l'ho sorpassato lì. Con Palermo a quota 120 si chiude la pratica della Rotax Junior, completata neanche a dirlo da Lazzarotto e Massamico nei lati del podio. Livetto colleziona però 4 punti in più e fa lo sgambetto proprio all'ultima di campionato. La classifica definitiva, compresa gli scarti come previsto da regolamento, vede infatti Lazzarotto salire in terza posizione con 578 punti, 2 in più di Massamico che scivola in quarta posizione. Palermo invece assottiglia il distacco dal campione nazionale e rende la sconfitta meno amara. Classifica da definire invece come detto per la Next Generation, che parte proprio con in testa i due pilotini appena scesi dai kart Rotax due tempi per salire sui Rotax Mini senza nemmeno rifiatare. Graziani comanda infatti la griglia di partenza di gara 1 davanti a Varini, Giovanni Barone, Francesco Contaldo, Sveva, Barone e Andrea Tancredi, tutti provenienti dalla tappa precedente di Latina. La prima manche del giorno per i Next vede di fatto poche sorprese se non l'errore di Barone che perde la terza piazza a vantaggio di Contaldo, di nuovo sul podio di gara come accaduto l'ultima volta ad Ala. Non cambia invece l'ordine tra i due piloti JP, nonostante arrivino praticamente appaiati al traguardo. Graziani, per poco più di un decimo, si assicura i primi 60 punti del giorno, evitando il sorpasso in classifica. Allora, innanzitutto sono partito a bomba. Avevo una strapaura di Gianmarco e Giovanni Barone e mi ho cominciato subito a spingere fin dal primo giro. Vedendo che non riuscivo a tirarmeli, cioè a staccarmi, ho cominciato a fare le curve meglio, perché i primi giri spingendo non riuscivo a fare niente di giusto. Dopo ho cominciato a fare le curve meglio, vedevo che in uscita ne avevo un po' di più di Gianmarco e così sono andato a vincere. Gara 2 Next Gen invece più elettrizzante e accade tutto nei primi giri. Barone parte a razzo e brucia sul tempo i due favoriti mettendosi in testa al gruppo per poi riconsegnare la vetta a Varini dopo un bel sorpasso in curva 2. Contaldo si disfa di Graziani e sale in terza posizione, ma allo stesso modo il numero 16 rispedisce al mittente il torto subito e risale in zona podio. Anche stavolta l'arrivo è poi millimetrico, salvo l'aggiunta di penalità per Musetto a terra che solidifica ancora di più il risultato della pista. La vittoria della seconda manche è stavolta di Gianmarco Varini, che di fatto pareggia i conti con il rivale in termini di prima giornalieri. Per Varini tuttavia il primo posto non basta per vincere il titolo di categoria, nelle mani di Graziani per cui è sufficiente il terzo posto all'arrivo. Innanzitutto io avevo in mente un'altra traiettoria, invece ho visto che gli altri sono riusciti a farla, allora io ho provato a farla anche io, infatti si sono un po' toccati, io mi sono infilato. Dopo ho cominciato a spingere, finché ho visto Giovanni arrivare dietro e mi sono concentrata fino alla fine. È stato un bellissimo campionato perché ce l'ho messa tutta. E sì, nella Junior, come ho detto, ho studiato anche un po' gli avversari e mi sono un po' battagliato con Davide, e poi solo che Davide dopo è riuscito ad andare più avanti e anche lui ha fatto un ottimo risultato. La classifica definitiva del 2023 vede incredibilmente Varini chiudere a 663 punti, soltanto due in meno dell'amico e avversario Mirko Graziani, che dunque si laurea campione nazionale della Next Generation raccogliendo la pesante eredità dell'ex compagno di squadra Davide Ruia. A prescindere dal singolo vincitore però, la stagione ha evidenziato le grandi doti di entrambe le furie venete, che si sono di fatto intercambiati sul primo posto di manifestazione.
A Coridonia, ad esempio, Varigno ottiene il quarto primato stagionale, spiccando proprio su Graziani e Giovanni Barone, terzo non solo all'ultima di campionato, ma anche in classifica assoluta. Loro tre saranno premiati insieme agli junior in occasione dei festeggiamenti del 17 dicembre, dove la Demo Racing incoronerà i nuovi vincitori nello spettacolare Teatro del CONI a Roma, con la sala auditorium del Palazzo delle Federazioni già pronta ad accogliere i nuovi volti del KZR Championship prima che il 2024 arrivi con nuove sfide e verdetti al photo finish. Thank you.